Ma allora uno potrebbe chiedersi, ma quindi non c'è nessuna scritta, non c'è nessuna minaccia, non c'è nessuna maledizione in questa tomba KV62 dove è stato inumato Tutankhamon? Beh, diciamo che non è proprio così. E adesso vedremo perché. Qui ho riportato l'insieme delle quattro pareti, viste messe una accanto all'altra, sono tutte, da est attraverso nord, ovest fino a sud. C'è una cosa in comune a queste pareti. Ogni parete ha una particolarità che è comune alle altre. Forse con i disegni sopra non è molto evidente, ma ho recuperato uno scanto dimensionale di una troupe giapponese che aveva fatto delle riprese tridimensionali a scopo di ricostruzione della tomba in modo virtuale in un altro posto. Ebbene, queste riprese virtuali sono stati evidenziati soltanto le asperità, le superfici delle pareti, senza riportare i disegni. Ecco, adesso le vedete e vi accorgete che ci sono dei dettagli in comune alle pareti. Che cosa sono? Vediamo un ingrandimento così si capirà meglio. Si tratta di quattro nicchie. Nicchie scavate nel muro di ciascuna parete, nicchie che erano state riempite con qualche cosa, murate e dipinte dello stesso colore del fondo in modo che non fossero visibili. Qui c'è un piano della camera sepolcrale e vediamo che le nicchie non erano centrali nelle pareti. A ovest e est sì, erano quasi centrali, ma nelle pareti settentrionale e meridionale erano poste in un angolo. Ma che cosa contenevano le quattro nicchie? Bene, questo è il momento di scoprire il nostro oggetto misterioso. Le quattro nicchie, anche se non erano centrate nelle pareti, erano distribuite a seconda dei punti cardinali e contenevano quelli che io ho chiamato dei custodi metafisici. In realtà si tratta di mattoni funerari, detti mattoni magici, perché supportavano degli amuleti e delle formule apotropaiche, quindi a funzione di protezione, ed erano distribuiti in questa maniera, nella tomba KV62. Vi era un amuleto a nord che riguardava uno Shakti, una statuetta somigliante al defunto, messa su un mattone di argilla cruda. A sud c'era un piccolo jed, un pilastro jed, infilato su un mattone di argilla cruda. A ovest Anubi, una statua di Anubi, e a est una di Osiride, sempre sui mattoni. La cosa particolare della tomba di Tutankhamon è che, oltre ad avere una nicchia per ciascuna parete con un mattone dentro, c'era un mattone in più che era stato deposto sull'ingresso delle sale del tesoro, che ricordiamo non era sigillata, non era chiusa, e questo mattone aggiuntivo porta 5 il numero dei mattoni. Che scopo avevano questi mattoni funerari? Intanto vediamo la struttura. Per quello che si può, dalle foto fatte da Harry Burton, riproducibili grazie al Griffith Institute e alla sua disponibilità. Vediamo la statua di Anubi, quella di Osiride. Diciamo che erano avvolte in bende di lino e quindi scarsamente visibili appena trovate. Qualcuno aveva la testa scoperta, per esempio l'Ushabti e anche Osiride avevano la testa scoperta, ma Anubi vediamo che è completamente avvolto. Abbiamo anche una foto in cui si vede che il mattone con la torcia, che era il quinto mattone, era deposto in realtà tra le zampe della slitta che supportava la statua, quella grande, ben conosciuta del dio Anubi, nella sala del tesoro. Queste nicchie, qui lo vedremo proprio in maniera esplicita, contenevano sul mattone delle formule di protezione che erano abbastanza significative. Nella nicchia sud l'amuleto era il Jed, vediamo i geroglifici
trascritti da Carter che ho potuto analizzare e tradurre, erano un po' criptici, ma siamo arrivati a farlo. A sud, quindi, il testo dice: colui o colui che viene cercando sono respinti i suoi passi, colui del volto nascosto è rivelato il suo nascondiglio. Io sono colui che sta eretto al centro del pilastro Jed, io dunque sono colui che sta dietro il pilastro Jed nel giorno di respingere il massacro, poiché io sono la protezione dell'Osiride Re Nebcheperura. Quindi lo scopo di questo amuleto e della formula che era posto nel muro sud era di proteggere la tomba dagli assalti di entità maligne, malvagie e spiriti che entrassero dalla parete opposta del nord. Nella nicchia nord, invece, l'amuleto a forma di Ushabti sul suo mattone conteneva una formula che diceva: vieni per gettare scompiglio, io non permetterò che tu crei confusione, vieni per assalire, io non permetterò che tu compia l'assalto, io ti sconvolgerò, io ti assalirò, io sono la protezione del re Nebcheperura. Quindi si vede che si tratta di formule ben precise, e anche se non sono rivolti specificamente ad esseri umani, evidentemente hanno un'azione di difesa potente. La nicchia est, l'amuleto è Osiride, la formula dice: o tu che sei respinto, ti sorveglia colui che è sulla sua montagna, che è un epiteto di Anubi. Poi capiremo che in realtà ci sono delle anomalie in questi mattoni, così come sono stati trovati nella tomba di Tutankhamon, perché questa usanza dei mattoni erano in uso dalla 18ª dinastia in poi, quindi il nuovo regno appaiono, e avevano una regola precisa per la distribuzione. Qui dice: la tua forza è stata respinta, io ho respinto la forza dell'aggressore, poiché io sono la protezione del re Nebcheperura, giusto di voce. Ancora, l'accesso a est alla sala del tesoro, dove è stata trovata la torcia e l'amuleto a forma di torcia che era infilato, non appena creato, nel suo mattone, e la formula dice: colui che è nascosto è respinto, io lo respingo con la fiamma della necropoli, io ho incendiato la necropoli e ho confuso la sua strada, perché io sono la protezione dell'Osiride Re Nebcheperura, signore dell'eternità, per sempre. Ed ultima, la nicchia ovest, l'amuleto è Anubi, e, come dicono le note di Carter, probabilmente il fatto che non ci sia nessuna iscrizione è dovuto al fatto che la figura di Anubi occupava tutto lo spazio disponibile, quindi non c'è nessuna scritta sui mattoni. I mattoni sono due in questo caso, perché probabilmente la coda di Anubi era troppo lunga e hanno dovuto sovrapporre due mattoni uno sopra l'altro. A questo punto ho un inciso interessante. Carter teneva un giornale e un diario, che ho potuto vedere per la gentile concessione del Griffith Institute dell'Università di Oxford. Questa pagina, che non era pubblicata ma che ho gentilmente chiesto e me l'hanno fornita di renderla disponibile, contiene un passo particolare che riguarda Anubi. Carter segnava tutte le cose particolari che accadevano su questi giornali e su questi diari, e in questo caso ha scritto una cosa interessante. Sentite qui. Nota maggio 1926. Sulle colline dietro a casa mia, a Elwat e Diban, Tebe Ovest, ho visto una coppia di sciacalli, verso le 6 del pomeriggio, che si dirigeva verso la terra coltivata. Probabilmente avevano dei cuccioli nelle colline, altrimenti sarebbe stato troppo presto per loro per scendere verso i quartieri abitati e coltivati. Ma la cosa di maggior interesse era che, mentre uno di loro era di dimensioni normali e colorato, l'altro non era in grado di dire se fosse cane o cagna, dato che non si avvicinavano più di 250 yard, era totalmente nero, molto più alto e sottile, rassomigliante, sebbene la coda non fosse abbastanza folta, al tipo Impu, Anubi, che si trova sui monumenti. Questo è il primo esempio di quella colorazione di quel tipo di sciacallo che io abbia mai visto in Egitto dopo oltre 35 anni di esperienza nel deserto, e mi ha suggerito, a meno che lo sciacallo nero non sia già stato conosciuto, un esempio del vecchio e originale sciacallo egizio che soltanto ora è noto a noi come Anubi. Questo è ciò che è apparso attraverso le mie denti Zeiss, mentre l'altro era un animale molto più robusto e più piccolo, di colorazione normale, un macabro colore di marrone grigio.
E qui vediamo la figura disegnata da carta. Ho aggiunto una mia elaborazione e quindi una ricostruzione di Anubi basata su una razza oggi esistente, il faraone Haud di Malta, detto che è il Belfenek. Quindi abbiamo visto tutti e cinque i mattoni, abbiamo visto qual è il loro significato. Può essere interessante vedere ancora come ha preso Carter, come ha descritto Carter il ritrovamento dei mattoni, che erano già conosciuti, ricordiamo, da altre tombe, il 25 novembre del 23, quindi l'anno dopo la scoperta della tomba, sono continuate le registrazioni di oggetti tra la cappella esterna e le pareti della camera sepolcrale. Abbiamo scoperto che le quattro nicchie, intonacate e colorate in superficie, destinate agli amuleti magici nelle pareti della camera sepolcrale, sono intatte. Quindi qui è registrata la scoperta delle nicchie e la loro apertura, perché hanno trovato che erano intatte. Il 29 ottobre 1926, Carter raggiunge, quindi tre anni dopo, e stranamente coincide con l'apparizione sui giornali della famosa formula della maledizione. Carter registra il piccolo mattone di argilla con la sua piccola torcia di giunco e alcuni grani di carbone, quindi quella che hanno trovato all'apertura, davanti all'apertura della stanza del tesoro, non furono lasciati cadere a casaccio sul pavimento entro la soglia di fronte ad Anubi. La formula magica graffiata su di esso in caratteri geroglifici dice: sono io che impedisco la sabbia di soffocare la camera segreta e che respinge chi lo volesse allontanare con la fiamma del deserto. Ho dato fuoco al deserto, ho fatto in modo di confondere la strada, io sono la protezione del defunto. Ora, come vedete, la formula è leggermente differente da quella che ho tradotto, ma questo si spiega facilmente. Intanto la scritta non è molto semplice, presenza delle differenze, delle anomalie e soprattutto credo che Carter abbia ricostruito il significato, visto che lui tutte le descrizioni le mandava a tradurre al dottor Gardiner, al professor Gardiner. Credo che lui abbia anticipato i contenuti di questo mattone perché conosceva i mattoni magici, sapeva le loro formule, quindi ha confrontato i mattoni e ha dedotto che questa era la formula che competeva al mattone della torcia. La mia traduzione non ho detto che sia la più corretta, però sicuramente anche io mi sono confrontato con quelle degli altri mattoni e ho valutato insieme ad altri filologi il contenuto di questa formula. La cosa interessante è che nel momento in cui questa formula è stata registrata sul diario di carta, gli altri mattoni non erano stati ancora ufficialmente tradotti da Gardiner e non si sa che fine abbia fatto questa traduzione, perché i mattoni sono da qualche parte in uso egizio, ma le traduzioni non si sono mai viste, se non a posteriori, da qualcuno che ha utilizzato i geroglifici trascritti da Carter, li ha trascritti correttamente, cercando di essere molto chiaro. Poco tempo dopo che questa formula, dicevo, è stata scritta nel diario di Carter, sui giornali appariva una trafiletto che descriveva che è stata trovata una formula minacciosa che prometteva la morte sulle ali agili per chiunque avesse profanato la tomba di Tutankhamon. Potrebbe essere una coincidenza, ma la mia ipotesi a questo punto è questa: è possibile che i testi di mattoni funerari avessero ispirato l'idea della presenza di una maledizione posta a protezione della tomba. E a favore di questa ipotesi ho trovato, dopo che ci ho pensato sopra, sono andato a cercare e ho trovato che anche altri illustri personaggi, molto più illustri di me, come la professoressa Hilda Bresciani e l'archeologo David P. Silverman, avevano ipotizzato la stessa cosa, cercando di ridimensionare l'aspetto mediatico della maledizione.